È stato inaugurato il nuovo polo museale nella città di Latiano, un appuntamento voluto ed atteso dalla comunità, anche di quella limitrofa all'antico paese messapico. Latiano vanta diversi musei, unici nel suo genere. Fino a poco tempo fa erano tutti quanti autonomi, ora finalmente saranno accorpati nel polo museale città di Latiano. È un appuntamento che la comunità di Latiano sicuramente aspettava da tantissimo tempo. Perché Latiano è conosciuta come la città dei musei, tanto è vero che sul nostro territorio vi è il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, il Museo del Sottosuolo, il Museo della Ceramica, il Museo della Farmacia, che è veramente unico nella zona. C'è un museo privato, Ribezzi Petrosillo, gestito dall'omonima fondazione, e pertanto queste bellissime realtà museali sino adesso avevano una vita autonoma, indipendente. Oggi finalmente, dopo tanto tempo, noi abbiamo il polo museale Città di Latiano, dove tutti questi musei, tutti questi piccoli gioielli che il territorio di Latiano veramente ha, si possono mettere in rete, possono costituire quel museo diffuso, quel famoso museo di comunità. La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Cosimo Maiorano e dell'assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone, congiuntamente alle tante autorità presenti, e dalla dottoressa Maria Piccarreta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Il tour ha avuto luogo presso la Pinanoteca, passando per la raccolta archeologica Antonio Marseglia, per la casa del Beato Bartolo Longo e per la Torre del Solisa. Presso la sala polifunzionale Vincenzo Murra nel convento dei Domenicani, il convenzionale incontro pubblico. La relazione è stata affidata al professor Massimo Guastella dell'Università del Salento su museo diffuso o di comunità, metodologie per nuovi percorsi museali. Se pensiamo che il Museo di Tradizioni Popolari in questa città è stato inaugurato negli anni 70, potete immaginare che il lavoro pionieristico è stato fatto, quindi oggi si raggiunge una tappa di un percorso ultradecennale e in questo momento diventa rilevante, perché bisognerà preoccuparsi con questo sistema museale che è fatto di alcuni elementi, di alcuni monumenti, e tutto questo materiale significa adesso un punto di riferimento educativo, pedagogico, per le nuove generazioni e per il pubblico più ampio di questo territorio. Siamo veramente in una fase cruciale, cioè finalmente abbiamo un patrimonio che possiamo fruire, che possiamo godere, adesso bisognerà saperlo gestire e dargli una prospettiva. Non solo Latiano ne beneficerà di una tale opportunità, ma anche l'intera provincia brindisina, così come sottolinea la Capone. Latiano è, diciamo, un luogo che assolutamente può puntare ad essere centro di attrazione, ma tutta la provincia di Brindisi è ricca di luoghi bellissimi e di possibilità ulteriori di sviluppo. Forse troppo poco si è puntato nel corso degli anni alle attività culturali e ai luoghi della cultura, mentre invece si è puntato probabilmente un po' di più sulla parte industriale, sulla parte manifatturiera. Io credo che senza togliere niente al manifatturiero e all'industriale, oltre che all'agricolo, noi non possiamo però privarci della cultura e del turismo.